nel nostro campo, diciamo che gran parte dei materiali che utilizziamo per le protesi sono materiali ecosostenibili. Abbiamo scelto di aderire al progetto GEA Edu perché mi sembrava uno dei progetti più interessanti per una classe quinta per le argomentazioni che il progetto tratta. Ecologia, inquinamento, economia sostenibile. Il progetto GEA Edu è stato veramente coinvolgente, anche per noi insegnanti, ma per i ragazzi in particolar modo, perché loro erano veramente coinvolti e si sentivano proprio catturati. Il progetto di per sé è molto bello e molto ampio. Servirebbero più ore e bisognerebbe dedicare più tempo perché ne varrebbe veramente la pena. Grazie al percorso didattico sono riuscita a capire che dal nostro possiamo contribuire sia a livello individuale che collettivo. Mi chiedo come i grandi leader possano aiutarci a contribuire in questo progresso. I ragazzi di oggi sono, rispetto alla nostra generazione, forse più attenti e vivono determinate tematiche proprio in prima persona. Io sto già provando a portare avanti un piccolo blog che parla dell'ambiente. Mi sono ispirata molto al progetto GEA perché credo sia molto importante fare divulgazione su questo argomento. Già mi impegnavo a prescindere nello sviluppo sostenibile. Grazie a questo progetto sono riuscito a consolidare alcune azioni che faccio, quindi a migliorare attivamente. Abbiamo partecipato al contest Idee per il futuro. Io e la mia classe ci siamo suddivisi in gruppi, in particolare il nostro è stato quello del Global 11 che parlava di città ecosostenibili. Si sono entusiasmati perché hanno prodotto da soli e organizzandosi e scegliendo loro i contenuti, ma anche come prepararlo e come strutturarlo. È stato molto bello. Sono nella scuola quei pochi momenti di soddisfazione personale dove vediamo i ragazzi effettivamente al loro posto.